match winner potevano essere in tanti. Jolly pescato dalla panchina. Lorenzo, il gol del 2-3. C'è stato un momento in cui non l'avevi stoppata benissimo quella palla, sembrava aver perso il tempo. Sì, perché mi è arrivata la palla lì per lì, ho detto calcio di prima, poi il campo rimbalzava un po' male, avevo visto, quindi dico me la stoppo sul sinistro e provo a calciare. Mi ero un po' allungata, però diciamo che un po' è stato il mio pensiero allontanarmela sul mancino per far sì che il difensore non mi intercettasse il tiro. Poi un po' me l'ha scheggiato col tacchetto ed è andata in rete, però è andata bene così. Peccato per quella prima mezz'ora, un po' di difficoltà in cui avete subito l'avversario, poi però nella ripresa si è visto in campo un altro Teramo. Sì, infatti è una partita che sotto i 2-0 penso non è facile, quindi abbiamo reagito da grande squadra con l'atteggiamento giusto e sotto i 2 gol, come ti ho detto, è difficile andarla a riprendere, quindi un'ottima prova di squadra e il gruppo c'è, perché in queste partite soprattutto la squadra è a vincerla, quindi grande reazione e siamo felici per la vittoria. Oh, se possiamo trovare una curiosità, se Teramo gioca in trasferta e sul referto finisce il nome di De Grazia tra quelli dei marcatori, tendenzialmente arrivano i 3 punti. No, è andata bene, dai. Perché mi sono fatto trovare pronto, poi anche è andata bene l'azione perché mi sono inserito, mi ricordavo un po' il gol di San Benedetto che avevo fatto 3 anni fa, quindi sono felice per me, ma soprattutto per la squadra e per aver portato a casa i 3 punti che erano fondamentali per come si era messa la partita, quindi un'ottima gara, dai. Cosa è successo? Sei arrivato, hai segnato, poi sei stato messo in panchina, poi però oggi non ti aspettavi di giocare, sei entrato nella ripresa, un momento di calo? No, avevo fatto le prime 3 partite da titolare, poi il mister ha fatto le sue scelte, in casa non avevo giocato e oggi non sapevo se giocare o meno, poi ovviamente bisogna farsi trovare pronti e sono stato bravo e fortunato ad entrare e a far gol per far vincere la squadra, però il mister fa le sue scelte ed è giusto così. Ti abbiamo portato fortuna con il collegamento perché sei tornato a Teramo e non lo immaginavi minimamente, adesso hai già segnato 2 gol, il terzo dovesse arrivare e fosse decisivo con la Pistoiese, sarebbe il mattone quasi finale per la salvezza. Sì, dai, però ricordiamo che faccio il centrocampista, quindi magari fare... Però col vizio del gol. No, beh, sì, dai, magari, quindi una bella sensazione far gol, poi per un centrocampista è sempre quel qualcosa in più che uno cerca di fare, perché arrivare a fine stagione aver fatto quei 5 gol per a livello personale è un'ottima soddisfazione, quindi il mio obiettivo è quello di fare il migliore dei modi a livello personale ma anche per tutta la squadra, poi se giochiamo tutti bene il singolo si esalta. Mercoledì c'è la Viterbese, altro scontro diretto, questa era la prima di un trittico, partita più complicata di quello che poteva sembrare perché la Pistoiese si è rinforzata molto a gennaio. Sì, sono tutte difficili, soprattutto adesso questo filotto di 5 partite che giochiamo ogni 3-4 giorni, quindi ogni partita sarà per noi una finale. Adesso dobbiamo pensarla come così, che è l'ultima partita, quindi andiamo avanti per la nostra strada e abbiamo subito, fra 3 giorni, dobbiamo pensare a quest'altro scontro diretto. La finale più finale però per Lorenzo De Grazia arriva tra qualche giorno, perché quando al Bonolis arriverà una squadra che è prima in classifica con la maglia giallo-blu? Sì, ho avuto grandi ricordi a Modena, quindi è bello incontrarli, speriamo di fargli uno scherzetto, dai. Con Matteo Rossetti, ieri Guidi ha detto Rossetti gioca e la prima parte di gara per te, ma come per tutto il Teramo, non è stato granché, poi però è salito il Teramo, è salito Rossetti e poco fa il presidente Chierchi ha detto voglio sottolineare la prova di Rossetti perché non l'abbiamo avuto tanto tempo, l'abbiamo aspettato e oggi ha fatto la differenza in mezzo. Sì, ringrazio il mister per questa opportunità perché oggi era una partita fondamentale, arrivavo da un infortunio che mi ha tenuto fuori tanto e darmi questa occasione, darmi questa fiducia mi ha sicuramente fatto sentire importante. È arrivata una grandissima vittoria da squadra, è stata una bellissima soddisfazione e ora dobbiamo continuare così perché come dice il mister ogni partita è una finale e ci dobbiamo essere. Ecco, cosa significa una grande vittoria, no? Una vittoria, dicevi, che vale oro per la classifica, credo anche per il morale però, no? Un Teramo nel secondo tempo si è visto un Teramo anche diverso. Sì, però è una vittoria da squadra perché comunque
una partita così importante, andare sotto subito e non era facile da riprendere. Per me anche il primo tempo abbiamo fatto sin dall'inizio una buona prestazione, poi ovvio che vai sotto così non è facile reagire, ma per me noi ci siamo stati ed è ovviamente sì una vittoria che dà morale, perché è arrivata veramente da squadra, da gruppo unito, si vedeva che c'eravamo tutti insieme, chi giocava, chi non giocava, è una bellissima soddisfazione. Matteo, nel primo tempo però un po' in mezzo avete girato a vuoto, forse sono mancate all'inizio le misure per contrastare il centrocampo della Viterbese, anche un po' di imprecisione dei passaggi. Ma da fuori magari è stato così, a me da in campo mi sembrava di avere comunque una buona gestione del gioco, poi ovvio da in campo vedi delle partite diverse, sicuramente c'è stata un po' di sofferenza, come è normale che sia, la Viterbese pur essendo giù in classifica è sicuramente una bella squadra, però l'importante era star lì e saper soffrire come abbiamo fatto, e poi secondo me pian piano siamo saliti tutti, come ha detto lei prima. È stato un momento difficile, non per te, perché hai subito un infortunio importante, un intervento, quanto hai sofferto? Ma sicuramente non ho mai avuto problemi che mi tenessero così lontano dal campo. E appena avuto questo problema ho cercato comunque di rimanere con la squadra, però mi creava problemi, e allora poi con la società appunto avevo deciso di operarmi, e ora sono rientrato con la squadra, mi metto a disposizione del mister e appunto speriamo di levarci delle belle soddisfazioni in queste ultime partite fondamentali. Senti Matteo, l'ultima da parte mia. Alle spalle l'infortunio e quel raddoppio con Mordini sul Lombardi di Imola, alle spalle definitivamente? Sì, è stato un'occasione strana, perché comunque ha ragione il mister che siamo in due e non deve passare, però è anche vero che io me la sono riguardata, perché è normale quando gioco una partita poi dopo cerco di analizzarla e capire dove sbaglio per migliorare. E sinceramente lì non perdo neanche un dribbling, prendo un rimpallo che passa e all'inizio non mi ero neanche accorto fosse passato e non ci arrivavo più a prenderlo, poi è normale che in due non deve passare, e quindi ci abbiamo lavorato e appunto spero che nelle prossime partite non capiti più.